è raddoppiato il numero dei poveri che nei 2 mesi di isolamento si sono rivolti alle Caritas diocesane. È cresciuta la richiesta di beni di prima necessità, ma anche la domanda di aiuti economici. Sono diverse le tipologie di persone che chiedono aiuto rispetto a prima. Ecco come raccontano il Covid dei poveri nelle Caritas. A Caserta la povertà è cresciuta in maniera esponenziale. Chi sono i nuovi poveri? Innanzitutto c'è chi lavorava in nero e non potrà fruire della cassa integrazione. C'è chi lavorava regolarmente, inquadrato, part-time, ma lavorava full-time, quindi a tempo pieno, e percepirà la cassa integrazione in base al part-time. C'è chi è stato licenziato. La tragedia è che comunque la cassa integrazione per tanti ancora non arriva. Di fronte al mutare dei bisogni e delle richieste sono cambiati anche servizi e interventi. Tra le novità, tantissime telefonate in cui si chiedevano informazioni. Come Caritas Padova abbiamo osservato in questo tempo un aumento di persone che si sono rivolte ai nostri servizi, in particolare persone che per la prima volta hanno avuto bisogno e ho presente proprio delle situazioni di mamme con bambini che vivono da sole, che lavoravano con piccoli lavori precari, che con dignità e anche tanta umiltà sono venute proprio a chiedere degli aiuti alimentari. Presente anche un signore che aveva firmato un contratto con un albergo sia per il lavoro sia per l'alloggio, che poi è stato chiuso, per cui non ha potuto avere alloggio ed è stato ospitato da noi.